Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno e sono qui per annunciarvi che i posti per il primo torneo italiano di The Division sono terminati. Naturalmente se mi seguite su Facebook o sul gruppo di The Division Elite già lo sapete. Come avevo anticipato già nel video di presentazione, c'era la possibilità che le iscrizioni chiudessero prima del termine ultimo di domani e così è stato. Sinceramente non mi aspettavo un'adesione da parte vostra così massiccia e sono molto contento che l'iniziativa vi sia piaciuta così tanto. Mi spiace veramente tanto per tutti i team che non sono riusciti a iscriversi in tempo, ma purtroppo le iscrizioni sono state chiuse per un motivo ben preciso che naturalmente ora vi spiego per evitare che ci sia ogni tipo di fraintendimento con tutti voi. Il torneo a doppia eliminazione che abbiamo deciso di fare è un format particolare per far sì che funzioni bene dal primo turno. Ci devono essere 8, 16 o 32 squadre. L'ideale all'inizio, per come l'avevamo impostata io e i ragazzi, sarebbe stato quello di arrivare a 8 squadre, ma poi avete continuato ad iscrivervi e siamo arrivati a 16, poi avete ancora continuato ad iscrivervi fino purtroppo a non arrivare a 32, siamo fermati molto prima, quindi è un numero un po' di mezzo che andare oltre il 16 non mi sembrava il caso perché siamo alla prima edizione e ancora dobbiamo vedere se questo format può funzionare con tutte queste squadre che partecipano, quindi prima di allargarlo e arrivare a 32, ho deciso che era meglio fermarsi qui. Discorso diverso se volevamo accettare anche quelli che erano andati oltre il 16° team, quindi 17, 18 e così via. In questo caso il torneo a doppia eliminazione sarebbe stato un po' falsato, perché tra le 16 e le 32 squadre avremmo dovuto scegliere delle teste di serie che avrebbero superato il primo turno direttamente per far sì che la struttura a doppia eliminazione reggesse. O alternativa, fare dei gruppi eliminatori prima per poi entrare nella fase a doppia eliminazione a 16 squadre. E qui torniamo al discorso di prima. Fare una cosa così complessa come primo step, come prima prova del primo torneo che stiamo organizzando sarebbe stato impegnativo da un punto di vista organizzativo e quindi non me la sono sentita di gestirlo. Quello che vi posso dire è che il primo obiettivo che mi sono, anzi che ci siamo prefissati con i ragazzi di Division Elite è di far andare liscio questo torneo. Se così sarà, sicuramente riusciremo ad organizzarne anche degli altri. Comunque, chiusa parentesi e spiegazione, andiamo a presentare dunque i primi 16 partecipanti del torneo di The Division. Li dirò in ordine completamente casuale, quindi senza nessun tipo di classifica. Iniziamo con la squadra degli Stormtrooper con Matteo Elmingo caposquadra e che parteciperà con Arioli 331, Zauro 88, Rotella 40 e Warion Ghost 88. I Cronus HD, che potrebbero venire eliminati dal torneo solo per il nome, ma naturalmente scherzo, capitanati da X-Atomic che parteciperà con la sua squadra composta da Gabbo Leaves, Alessio Passo e Alexandre Pato 7. C'è anche la prima ondata che partecipa, capitanata da Black DVP, che porterà con sé Omashi, Zandro Sandro, GR1900 e Yotta. Andiamo avanti con gli Anti-Elite, capitanati da Moniceddu e con il team composto da DG And 85, Lucol Blu 9, Vatilix e Killer 506 AK44. Quinto partecipante saranno la squadra dei Cobra Supreme con Stepkilla 89 come caposquadra e Toto Doria 91, Beppe Gomez, The Eagle 1991, Matte Liga 91 come membri. Sesto team iscritto sono i Pink Brothers, capitanati da Rasta Perez, che porterà con sé Frage o Frage, non lo so come si dice himself, Must Have, Toxicane, Incaz 86 e Costa Mirko 91. Andiamo avanti con i Supremacy Flamer che come capitano hanno scelto Streamy Fungus 7 e il team sarà composto da Rich 85, Cavallaro 1984, Hit 643, Mazinga e Tipettino Minima. Ottavo team iscritto troviamo i ragazzi di Abbombazza con Sereno 091, Antonori 11, Tony 110109 e Sojos 80, tutti capitanati da Androx 1976. I Nomadi con capitano Gico Rito 88 e i rispettivi compagni di squadra Cree Russo 7, Scofils Vanoggi e Vallanzasca 47. Ci sono anche i Senza Mani iscritti a questo torneo, capitanati da Anthony Lorusso,
scelto dai propri compagni come caposquadra, che sono Boss 89-319, Ricky, Wild Hog e Branchio. C'è anche una squadra regionale, i siciliani, capitanati da Paolo H, che porterà con sé Jokero 58-87, Pixius e Zecca Cool. 12° team iscritto, i Tough in Action, con Asia 81 come capitano, Ciuciarito, Bococco, Alo 2087 e Techno Old School 23 come membri del team. C'è anche il team dei cappati, capitanati da Ale Quare, non lo so come si dice, scusatemi, che porterà con sé Lizkia, Brasiliano 90 e Mr. Moker. 14° team con gli infami, con Vale Immortal 89 come capitano, From Naples 995, Gioschiano e Michael Sonic 9 come membri della squadra. 15° team, gli imbarazzanti, con Matti Matti 11 come capitano, scelto dai suoi compagni Akuma Chris, Angry Tommy, Domas 91 e Dade Brescio 80. 16° team, partecipante, sono i Guardian Boys, con capitanati da Roar 92 e con Postrum, Batox 1989, Luca DP 91 come membri. Bene, questi erano i 16 team partecipanti al primo torneo italiano di Division. Ripeto, sono in ordine sparso e in nessun modo rispecchiano nessun tipo di classifica. Mi scuso per tutti quelli a cui magari ho sbagliato la pronuncia o ho letto male il proprio nick, ma non so come pronunciarli, quindi ok. Quale sarà il prossimo step? Bisognerà creare il torneo vero e proprio e decidere quale team si scontrerà con chi. E questo avverrà tramite un'estrazione. Tutti i partecipanti hanno ricevuto l'invito ad iscriversi al sito che useremo per la gestione del torneo, che permette anche di creare in maniera randomica gli scontri. Quello che farò sarà quello di fare una piccola live dove faremo questo sorteggio insieme. La live sarà effettuata domani, lunedì 22 alle 19 sul mio canale Twitch, che trovate in descrizione, dove prego che sia presente almeno un partecipante a squadra, in modo che tutti i team possano essere presenti durante il sorteggio. Prima e dopo l'estrazione naturalmente sarò a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande e dubbi riguardo al torneo. Bene, dunque, questo è tutto, vi ricordo l'appuntamento di domani alle 19 per il sorteggio delle squadre. Vi esorto di nuovo a seguirmi sulla mia pagina Facebook e su quella dei ragazzi di The Division Elite per rimanere sempre aggiornati sullo sviluppo del torneo. Buona domenica, ciaoone!